Allora, Leonardo, accingiamoci a preparare un bel cannolo siciliano in quel di Abbiategrasso. Di Abbiategrasso, però possiamo dire che è cannolo siciliano al 100% perché tutte le materie prime, compreso la ricotta, la cialda, è tutta roba siciliana, e roba infatti ricotta di pecora, ecco, rigorosamente di pecora, che arriva da la zona del Trapanese. Com'è condita questa ricotta? È condita ricotta, zucchero e delle scagliette di cioccolato. Perfetto. Definiamo il cannolo? Definiamo il cannolo. Manca proprio, ecco, giusto un'operazione. Ecco qua, mettiamo quattro scagliette così di cioccolato in un lato, a sì, piacimento. Si può fare anche col pistacchio. Sì. Poi si dà una spolverata di zucchero a velo. Sì. Super, come decorazione, non è che cambia il gusto, è la decorazione. E poi mettiamo il tocco finale. Il tocco finale, che è la nostra frutta candita siciliana, che io adoro. Che? Adesso abbiamo altri due prodotti. Abbiamo il cartoccio fritto, sì, che abbiamo appena fritto, sì, di cui estraiamo la canna, e che anche questo va riempito con la nostra ricotta, sempre quella uguale a quella che abbiamo riempito il cannolo, sì, con la stessa ricotta, da ambo i lati, ovviamente, da ambo i lati, certo, va riempito tutto, è delizioso, devo dire che questo è veramente... E questo qua, adesso riempiamo anche, sì, la nostra iris, chiamata iris perché chi si ricorda del Trapanese, è un panino dolce, fatto sempre con la nostra ricotta, e poi viene fritto, sì, di cui eccoci qua, sì, eccoci qua. Adesso ci accingiamo, ecco, a finire il nostro cannolo, cioè il nostro cartoccio. Ecco come basta mettere lo zucchero, sì, e riempirlo di zucchero. Riempirlo di zucchero, perfetto. E questo è il nostro cartoccio che si vende, diciamo, nelle nostre pasticcerie. Le nostre pasticcerie, delizioso da mangiare. Da mangiare e gustare. Andiamo adesso alla nostra iris, che andiamo a mettere nella nostra pastella, sì, che abbiamo preparato. Dopodiché, sì, la mettiamo nel nostro pan grattato. Sì. È veramente delizioso quello che grattato, è quello che ovviamente assaggerò, giusto? Certo, certo. Ed è pronta anche lei per essere immersa nel nostro olio che andiamo a friggere. E come dico io, bontà del palato.